Grazie Presidente, grazie anche al Sottosegretario Malpezzi che insomma, ha avuto la pazienza di stare qui con noi stasera. Cioè, le dico Sottosegretario che io ho un certo imbarazzo a dover intervenire questa sera su un tema che noi riteniamo estremamente delicato. Voi lo fate attraverso un decreto di massima urgenza per cercare di cancellare i decreti di Matteo Salvini e le chiedo, era proprio necessario ed urgente in questo periodo di gravissima crisi economica, i dati li conosciamo tutti, impegnare l'Aula e il Parlamento nel cancellare un decreto importante, un decreto che la maggioranza del governo, del primo governo Conte, cioè la Lega e i 5 Stelle, ha fortemente voluto, un decreto che faceva parte anche del programma elettorale votato dai cittadini italiani? Cioè, perché continuare su questa strada invece di pensare a quelli che sono i gravi problemi del paese? 5 miliardi di cassa integrazione, cioè di ore di cassa integrazione, che sono pari a 40 miliardi investiti quest'anno in cassa integrazione. 1 milione di disoccupati, questi sono i dati dei consulenti del lavoro di una settimana fa, cioè una ricerca fatta dai consulenti del lavoro, 5.000 consulenti del lavoro, che hanno calcolato che quando verranno sbloccati i licenziamenti ci saranno più di 1 milione di licenziamenti, 11 milioni di cartelle esattoriali che adesso sono bloccate e che arriveranno il prossimo anno. Il decreto ristori 1, 2, 3, 4, ecco una confusione totale. Noi vi abbiamo votato lo scostamento del bilancio perché vi abbiamo fatto un'apertura di credito, però sinceramente quando abbiamo visto che avete prorogato gli acconti di 10 giorni, per una buona parte degli italiani e poi al 30 di aprile con estrema confusione per le imprese che sono all'interno della zona rossa e quelle che hanno un calo di fatturato, sinceramente ci siamo resi conto che ci avete presi in giro. Ci avete presi in giro perché ci aspettavamo ben altro. Ci aspettavamo contributi diretti alle imprese, cose che non sono arrivate. C'era uno studio questa mattina richiamato al Sole 24 Ore che la media dei contributi che hanno ricevuto gli imprenditori in Lombardia è pari a 3.500 euro e in Veneto 3.200 euro. Questi sono i soldi veri che hanno ricevuto i nostri imprenditori, le briciole, l'elemosina. E allora che cosa ha vinto? Che cos'è che ha vinto? Ha vinto l'odio. Questa è la realtà. Sottosegretario, e lei lo sa bene, ha vinto l'odio nei confronti della Lega e nei confronti di Matteo Salvini. Questa è l'unica cosa certa. Avete voluto cancellare un decreto sicurezza che ha bloccato gli sbarchi per la prima volta. Abbiamo visto quest'anno cosa è successo con il vostro governo. Avete bloccato un decreto che voleva ridare sicurezza ai cittadini e l'ha fatto per un anno. Questo è quello, e sta nei numeri. E invece l'unica cosa che avete fatto, sapete cos'è stata? È stata nella legge di bilancio tagliare la tassa sui money transfer. Questo avete fatto. Questa è l'unica cosa che avete fatto. Tassa sui money transfer voluta dalla Lega e approvata quando eravamo al governo nel 2018. Abolita da una maggioranza che coincide in gran parte con quella che sostiene al voto. È però grave che un governo incapace di controllare i movimenti illegali di persone ora smantelli anche un presidio contro i movimenti illegali di capitale. Questo Conclude. avete fatto. Allora concludo.
Noi rimarremo qui nei prossimi giorni, non abbiamo i numeri per contrastare quello che state facendo, però lo faremo tutti i giorni insieme ai cittadini che vogliono sicurezza e che vogliono che questi sbarchi e questa immigrazione incontrollata venga fermata. Grazie. Grazie a lei. Grazie per il deputato Cristian Invernizzi. Ordine del giorno numero 83, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevole.